trio bellissimo di Verruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Verruti si lancia Johnson, Seiya parte ovviamente attaccato, fuori di la curva con Verruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Verruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, 5, ha vinto Verruti, ha vinto Verruti! Secondi era chiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivato in tanti anni di un discorso che vale per me, ma che probabilmente vale per gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, per me, per quanto ci riguarda. Nemea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera. Ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara di branche, straordinaria, stupenda gara. Ecco, scatta subito Larry Black, che prende un paio di metri nei confronti di Mennea. Attualmente in testa Borzov sulla dirittura d'arrivo, Borzov affiancato da Larry Black, Borzov che si distende, esce fuori anche Mennea, e Borzov che trionfa, e Borzov che vince davanti a Larry Black, terzo è Pietro Mennea che conquista stupefacente la medaglia di bronzo, tempo 19:99. Sono scattati in questo momento, vediamo con Quarry, Bradford, Hampton, Crawford, Grigi, Mennea. Tutte quarte dietro Mennea, che ottiene quindi un risultato prestigioso. Della formazione italiana, tra l'altro applauditissima, ed è questo un fatto che ci riempie di orgoglio. La formazione azzurra è stata accolta con fortissimi applausi, calorosissimi applausi. Vediamo il segretario Pescante. Diciamo Pietro Mennea che ha così raggiunto il suo obiettivo, il suo scopo di partecipare alla giusta Olimpiade e di avere anche l'onore di portare la bandiera. Dobbiamo anche... Si segna prima di disputare questa finale. Davanti a Mennea c'è Ommer, poi c'è Hofmeister, poi c'è una corsia vuota, quindi c'è il francese Chéry, poi c'è Bombach e Bennett. Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva, lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla direttura d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo
e Bombac, 26 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio. Triennale per... Europei di Atletica Leggera allo stadio Ebzen Rozicki di Praga, da Pietro Mennea nei 100 metri, il primo oro per l'Italia. In 10:27 il velocista barlettano anticipa il tedesco orientale Rai e il sovietico Ignatenko. Declino definitivo di Borzov, il leggendario ucraino, ottavo in questa finale.
Sparo sono partiti, guardate la curva di Mennea, perfetta, eccezionale, guardate come progredisce, morbido, era stato in curva che aveva avuto i problemi negli altri tentativi, questa volta no, piccolo sbandamento in rettilineo e poi una progressione eccezionale, non guarda mai indietro, sempre avanti come a puntare un obiettivo che cerca da tempo, taglia il traguardo, non ha neanche il coraggio di girarsi verso il tabellone elettronico, vuole sentire l'urlo della folla, lo sente, ha capito che ha fatto. Eccolo, lo vedete, è quasi commosso, è la prima volta che vedo le lacrime negli occhi di Mennea, in questo momento il mio microfono non funziona, molti fili sono saltati come le emozioni.